tutti ragazzi. Allora, intanto bentornati in un nuovo video. Io oggi vi voglio far, diciamo, vedere, portarvi un po' nel mio mondo, che è il mondo del beauty, del make-up, ok? Quindi avrei intenzione di farvi vedere, infatti avete visto sono completamente struccata, non vi spaventate. Allora, avrei intenzione, dato che comunque poi più tardi devo anche uscire, di farvi vedere un pochettino i primi passaggi di praticamente quelli che sono, scusate, crema idratante, fondotinta, correttore, magari evitiamo poi di arrivare al make-up vero e proprio. Per quello magari facciamo un video dedicato, magari con la base già fatta. Facciamo proprio solo i primi passaggi di una base, ok? Quindi evitiamo proprio tutta la parte del make-up vero e proprio, solo facciamo una base. Quindi penso che eviterò anche tutta la parte illuminante, contouring, eccetera, eccetera. Faremo solo ed esclusivamente una base perfetta, quindi compreso di step di idratazione, ok? Quindi, prima di cominciare, vi chiedo di lasciare un like a questo video per supportarmi, di iscrivervi al canale, perché continuo a vedere che il mio canale è visualizzato. Io vi ringrazio tantissimo che visualizzate i miei video, però ecco, molte persone non sono ancora iscritti, quindi mi raccomando, cliccate like, cliccate il tasto iscriviti e soprattutto cliccate la campanella per restare aggiornati sui nuovi video che escono. Ok? Allora, da dove iniziamo? Iniziamo dall'idratazione della pelle, perché l'idratazione della pelle è fondamentale. Senza l'idratazione della pelle nessun make-up risulterà bello, nessun make-up risulterà uniforme, nessun make-up risulterà, levigato, risulterà un fondotinta comunque bello. Ok? Quindi iniziamo da proprio dal fondotinta. Scusami, perdonatemi ragazzi, dalla crema idratante. Di solito si può mettere solo crema idratante oppure solo siero o anche tutte e due. Io andrò a mettere una crema idratante, ok? Molto molto leggera. Allora, vi faccio vedere la crema idratante. Solo un secondo. Eccomi qua, tornata. Allora, la crema idratante che andiamo ad applicare oggi è questa qui. Allora, questa è una crema idratante a base di... adesso ve lo dico, acqua, acido ialuronico, aloe. Burro di karité, olio di argan. Beh, ok, ce ne sono tanti di buoni prodotti all'interno, quindi mettiamo un pochino di crema, dopodiché passiamo all'applicazione del fondotinta. Quindi la apriamo. Quando avete le unghie tutto è un pochino più complicato, però si può fare. Eccolo, ce l'abbiamo fatta. Allora, vi do un consiglio: quando avete le unghie, come in questo caso le mie, che sono un pochino più lunghe, vi do il consiglio di non prendere la crema normalmente così, ma andarci col dito in questo modo, perché non vi entra dentro l'unghia. Ok? I capelli andrebbero attaccati, solo che oggi non sono riuscita a trovare un inciampo per attaccarli. Allora, e quindi così, e fatto questo, mi sono messa anche la crema sui capelli. Sì, beh, appena lavati poi, ma che brava che sono.
Massaggiamo. La portiamo fin sotto al collo. Dovete massaggiare bene, 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 bene. Ovviamente, dal momento in cui mettete la crema, dovete poi attendere qualche secondo, perché comunque, se non aspettate, vi farà un po' di difficoltà ad attaccarsi il fondotinta. Quindi questo è il consiglio che vi do. Intanto fatevi un bel massaggio di modo che penetri bene, ok? Dopodiché aspettiamo qualche secondo. Ed eccoci qua. Ok, quindi aspettiamo qualche secondo e nel frattempo ci prepariamo tutte le cose che ci servono per applicare il fondotinta. Ok, ho aspettato qualche secondo che la crema si assorbisse bene. Ok, volendo possiamo anche applicare un siero. In questo caso posso applicare, io ho quello all'acido ialuronico che è molto buono. Speriamo che nel frattempo non cada tutto. Vi faccio vedere che è questo qui. Ne metto proprio qualche goccia, eh. Come vi ripeto, l'idratazione della pelle è fondamentale, quindi mi raccomando, idratate sempre la pelle prima di applicare il make-up. Qualunque make-up senza idratazione non vi verrà, diciamo, l'effetto desiderato. Quindi mi raccomando, guardate già la pelle come più bella. Ok, intanto vi aspettiamo che un pochettino il siero si assorba un pochettino. Andiamo a scegliere le cose che dobbiamo utilizzare. Le utilizzeremo. Vi voglio far vedere l'applicazione di un fondotinta liquido, quindi un fondotinta che non è estremamente pesante, non ha una copertura esagerata, però comunque va a dare a uniformare la pelle. Vi faccio vedere il Liquid Skin di Kiko, che è appunto un fondotinta. Aspettate, lo devo agitare. Ok, è un fondotinta liquido, come vi dicevo. Vedete? Questo non va a dare una copertura esagerata, dicevo, però va a uniformare la pelle. E lo andiamo ad applicare con la Beauty Blender. Ok, allora l'applicazione con la Beauty Blender è molto importante sapere che bisogna prendere poco prodotto per volta e tamponarlo bene, quindi picchiettare e tamponare bene, tamponare, tamponare, tamponare bene, 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 bene. Bisogna lavorare il prodotto. Più si lavora, più si tampona bene, più la base verrà bella, uniforme. E quindi il prodotto si verrà, quindi la stesura del fondotinta verrà migliore. Va bene? Allora, da cosa cominciamo? Cominciamo dal mettere un pochettino di fondotinta, dopo averlo agitato, come avete visto, così, sulla nostra mano. Così. Ne metto una quantità che non è né tanta né poco. E inizio prendendo la parte questa qui e vado, comincio. E devo proprio picchiettare. Picchiettare bene su tutto.
Ne prendo ancora un po' e cammino. Devo picchiettare, picchiettare sempre. Mi raccomando, portate sempre il fondotinta anche sul collo e sulle orecchie. È una cosa importantissima. Perché le orecchie potrebbero tendere a essere rosse e il collo, se il fondotinta si differenzia anche di mezza tonalità dal viso, poi si nota. Ok? Quindi mi raccomando, portate sempre il fondotinta, collo e orecchie. E lavoratelo, 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 lavoratelo bene. Anche se può sembrare che è stato lavorato bene, voi continuate. Picchiettate, picchiettate, picchiettate. Vi sembra che è stato messo bene? Voi continuate. Non è mai troppo. Passatelo anche sugli occhi. Ok, in questo modo. Ok? E poi ancora. Spostiamo i capelli e continuiamo. Vedete? Dovete sempre lavorarlo bene. Più lo lavorate bene e meglio vi verrà. Guardate. Questa è la stesura del fondotinta, un fondotinta liquido, quindi non ad alta copresa, fatta con una beauty blender. Molto molto semplice e la base è uniforme. Vedete? È molto molto semplice. Io adesso andrò a completare il trucco in modo molto molto semplice. Non farò nient'altro perché io oggi ci tenevo a farvi vedere semplicemente questo. Andrò a completare con un po' di correttore per farvi vedere un pochettino come si diciamo corregge la base e dopodiché metteremo un po' di mascara, un po' di rossetto e per oggi finiamo qua. Poi la prossima volta vediamo un pochettino un trucco un pochino più completo. Ok? Prendo i prodotti e andiamo avanti. Ok, prendo un fondotinta, scusate, un correttore di un pochino più chiaro. Questo è quello di Banana Beauty e ne metto, prenderò anche, scusate, prendo anche una spugnetta, questa qui. Questa è una spugnettina un pochettino più piccola, quindi vado meglio nelle pieghe, ok? E ne metto proprio una punta, poco, a meno che non abbiate un pochettino più occhiaia. Io in questo caso non ho una grandissima occhiaia, quindi ne metto proprio una punta dove ho bisogno, ok? Ok? E sempre picchiettiamo. Guardate già la differenza, qui si vede il viola.
Mentre di qua non si vede più. Vedete la differenza? Il motivo per cui guardo dall'altra parte è perché mi guardo allo specchio, eh. Vedete già? Già cambia tutto. Quel poco violaceo che avevo sotto gli occhi è già sparito. Già la base è molto molto più uniforme. A questo punto, solitamente, bisogna uniformare, scusa, bisogna fissare con un po' di cipria e poi teoricamente si può procedere con ecco, un po' di blush, un po' di fondo, scusate, un po' di non mi viene la parola, ragazzi, abbiate pazienza. Col make-up normale, quindi magari sistemare le sopracciglia, dare un pochettino di terra, di blush, quindi andare diciamo, a scolpire un po' il viso. In questo caso, come vi ripeto, io non mi fermo qui perché non voglio andare oltre questo passaggio. Farò solo un pochettino di mascara, un po' di rossetto, semplicemente per non rimanere un cadavere, Allora, ok? quindi Per mettiamo un oggi po' di termino mascara. In questo caso utilizzo il Pupa Vamp, questo qua, cercando di non marchiarmi, cosa che non è semplice. Beh, da Morticia. Direi che è molto meglio. Allora, con il mascara, io adesso lo sto applicando così. Perché sto facendo una cosa abbastanza veloce, però il metodo giusto per applicarlo è zigzag e tiro, 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 zigzag e tiro. Questo sarebbe il metodo giusto per applicare il mascara. Ok? Ovviamente, vi ripeto, io lo stavo applicando solo per non rimanere un vampiretto bianco bianco. E come rossetto, per non lasciare le labbra bianche, vi faccio vedere questo di NYX. Questo è il Merlot. Metti a fuoco. Non lo metto a fuoco. Vabbè, comunque è questo. Messo anche non benissimo. Mi sono anche. Ragazzi, considerate che mi guardo praticamente un po' dalla fotocamera, un po' dallo specchio e non è facilissimo, eh. Un attimo. Ed eccomi tornata. Gli ho dato una sistemata. Non è perfetto, lo so, ragazzi. Il rossetto andrebbe applicato anche con una matita di contorno, la matita va sfumata, di modo che rimane un pochettino più preciso. Io vi ripeto, oggi ho fatto una cosina. Principalmente per farvi vedere come va applicato il fondotinta. E niente, io con questo video ho finito e vi voglio ringraziare. Fermi tutti. Volevo scusarmi per ieri, per il video che non è uscito ieri, però purtroppo sono stata male, anzi sto male, avete sentito prima ho tossito, purtroppo sono stata raffreddata.
sono ancora acciaccata. Poi in conseguenza, ieri sera è uscito un video presentazione del canale. Non perché c'è niente da presentare, nel senso, ormai il canale, diciamo, mi sono già presentata, ma semplicemente perché nei giorni mi sto assestando, no? Sto cambiando la copertina, sto cambiando. Adesso vedrete anche una nuova intro in questo video. E quindi avete visto una nuova intro. E quindi volevo un attimo, diciamo, presentare, diciamo, questo nuovo canale in modo ufficiale. Ok? Anzi, fatemi sapere se la nuova intro vi piace. Questa nuova intro è un pochino più corta, meno noiosa. È stata lavorata un pochettino con più con cuore, dai, diciamo così. Va bene? Ci ho messo tutto il mio impegno per farvi un'intro un pochettino più corta. E nulla, ancora grazie di tutto, grazie delle visualizzazioni, grazie del supporto, grazie di tutto. Io vi lascio come sempre i miei contatti qui sopra. Vi ringrazio di aver guardato anche questo video. E ci vediamo presto in un prossimo video. Ciao!